Il regno di Tania Molinari continua a dominare il triathlon locale e interregionale. L'atleta piacentina, classe 1998 della Piacenza Triathlon Vittorino, è stata la grande protagonista della Triathlon Sprint Alta Valtidone 2018, competizione partecipata da circa 300 triatleti provenienti da tutto il nord Italia. Ancora lei verrebbe da commentare, visto che anche lo scorso anno aveva trionfato nella classica organizzata dalla Piacenza Triathlon Vittorino nella suggestiva location della diga del Molato presso Nibbiano. Quest'anno il suo successo nella categoria femminile è stato ancora più netto, osservando i tempi delle prime classificate. Tania è arrivata prima completando il percorso composto da 750 metri a nuoto, 20 km in bicicletta e 5 km di corsa in 1 ora 6 minuti e 15 secondi, ben oltre 4 minuti prima della seconda in graduatoria. Come sempre ci sono da sottolineare le belle prestazioni degli atleti piacentini, a cominciare da Michele Pezzati, quinto nella classifica maschile e campione provinciale. Poi Filippo Trevisani, primo fra gli juniores, Antonio Tirelli, terzo nella M3, Andrea Rei, terzo nella junior e Marco Bergamaschi, terzo nella M5. In campo femminile, oltre al primo posto assoluto e dunque anche provinciale di Tania Molinari, vanno registrati il settimo di Patrizia Dorsi, prima anche nella M2, Emma Zanirato, prima nella Yacht B e Barbara Bocchi, terza nella M2.